ha dedicato a Papa Gigi e a Mamma Luciana lo straordinario successo ottenuto a Tallinn in Estonia. Il giovane talento catanzarese Luca Ursano, mezzofondista della società Cosenza K42, che con la maglia della nazionale italiana ha ottenuto un sesto posto assoluto su migliaia di partecipanti ai campionati europei di categoria. Ogni atleta ha un sogno nel cassetto. Il mio sogno era vestire la maglia azzurra, però ora che l'ho vestita non posso dire che non ho un altro sogno nel cassetto, che magari sarebbe partecipare a un campionato del mondo o non so, alle prossime Olimpiadi. Però ovviamente bisogna lavorare tanto, sono veramente lontano da questo obiettivo per ora, quindi piedi per terra, umiltà e si va avanti, vediamo che succede. Diciamo che è davvero un punto di partenza, non è un punto di arrivo, siamo in piena rampa di lancio, adesso i prossimi obiettivi saranno i 10 km su strada, i campionati italiani a ottobre, per arrivare pronti lì ci prepareremo in altura a Sestier tutto il mese di agosto, quindi sono tornato qui 10 giorni e si riparte subito. Ad abbracciare Luca al suo ritorno dall'Estonia, parenti e amici del quartiere di Siano, da cui è partito per raggiungere il prestigioso traguardo europeo. Essere qui, tornare a casa e vedere tutta questa gente che viene a salutarmi è un'emozione unica, già più di quanto io abbia provato delle emozioni durante la gara, quindi il senso di appartenenza a questo quartiere che mi ha visto crescere, mi ha visto nascere, è qualcosa di bellissimo, indescrivibile. È stata una bella soddisfazione, io ci ho sempre creduto. Quest'anno ha fatto il salto di qualità grazie al suo allenatore che è entrato nella sua testa. Il talento c'era e c'è. Io spero che questo sarà solo un inizio di una bella favola. Io facevo atletica pure io, so i sacrifici che ci vogliono per arrivare al risultato che ha fatto. Non è facile. Mio figlio da piccolo gareggiare, di portarlo a destra e a sinistra, io con la macchina, e poi la mattina alzarsi alle 5 quando andava a scuola ai superiori. Ha voluto comprare uno scooterino per alzarsi alle 5, andava, si allenava e poi andava a scuola. Tanti sacrifici ha fatto. I pregi sono notevolissimi sotto l'aspetto atletico, ma anche ovviamente come persona, una persona eccezionale, perspicace, intellettivamente viva. Arriva subito, afferra subito i concetti. È stato un lavoro duro, arduo, per lui in particolar modo e per il tecnico che lo ha gestito, che lo ha seguito. Più anni di dura fatica per arrivare a questa grande gratificazione che ha dato lui che ha portato al movimento dell'atletica calabrese. Le sue prospettive sono ampissime. Cosenza è solo un passaggio. Adesso gli scenari per Luca sono veramente molto, molto, molto interessanti.